In questo episodio, quanto è ghiotto un ghiottone? Esistono testimonianze su ghiottoni che abbattono cervi. Un ghiottone può pesare 30 kg, mentre un cervo arriva a pesarne anche 700. Inoltre, vedremo che la renna è dotata di una vista ultravioletta che le permette di avvistare i lupi nella tundra innevata. E perché la natura ha creato le volpi in modo che siano diverse a seconda del clima caldo o freddo? Lo stesso animale cambia aspetto a seconda dell'ambiente. Scopriamo la risposta a queste domande e a molte altre ancora esplorando i misteri della vita nell'Artico e di come gli animali sopravvivono nel freddo gelido. Noi umani tendiamo a vedere la competizione come un semplice mettersi alla prova nella vita di tutti i giorni. Anche gli animali competono tra loro, ma spesso in ballo c'è la vita stessa. Per sopravvivere a temperature sotto lo zero è fondamentale essere ben attrezzati. Ecco a voi i predatori artici. La gente del posto utilizza un nome per l'orso polare. Lo chiama poeticamente Pyokeyayak, che significa colui che va sempre in giro. Infatti, l'orso polare, dal peso di oltre 600 kg, è un nomade artico. Trascorre quasi tutto il tempo in cui non è in letargo alla ricerca di cibo e, mentre lo cerca, deve vedersela con le difficoltà costanti di ghiaccio, vento e neve. Nell'Artico le temperature possono scendere fino a 70 gradi sotto lo zero. La difesa principale degli orsi polari dal freddo è la loro pelliccia. In realtà è meno spessa di quella dell'orso grizzly, ma è più calda. Questo perché i singoli peli che vanno a formarla sono cavi. Questi peli cavi sono in realtà l'isolante che intrappola l'aria e la blocca, e che ha la funzione di conservare il calore all'interno e li protegge dal freddo all'esterno. Mentre il pelo li mantiene caldi, il loro olfatto sviluppato li aiuta nella caccia. Tutti gli orsi hanno un olfatto molto fine. Gli orsi polari hanno un senso dell'olfatto particolarmente sviluppato. Il loro naso ricopre una grande superficie e ciò significa che anche le più piccole molecole profumate verranno percepite da questa grande superficie che manda un segnale al cervello per dire «Ehi!». Vediamo come funziona in natura. Il loro pasto preferito, una foca, spunta da un buco nel ghiaccio per una boccata d'aria. L'orso polare percepisce l'odore a chilometri di distanza e inizia a seguirlo. Una volta raggiunto il punto di origine dell'odore, aspetta pazientemente finché il suo pasto non esce di nuovo a prendere aria e poi addio foca. Le sue caratteristiche uniche permettono all'orso polare di prosperare nell'ambiente più ostile che si possa immaginare. Madre Natura ha creato un essere dalle incredibili capacità di adattamento. Il ghiottone è il più grande e forse il più aggressivo membro della famiglia delle donnole. Oltre ad essere molto sfrontato, ha un grande vantaggio su molti altri animali artici: le sue zampe. Sono enormi. Ad esempio, sono in grado di coprire un'ampia superficie di neve alleggerendo il loro peso. Infatti, una donnola ha un peso di circa 100 volte inferiore per unità di spazio a quello di un piede umano. A differenza degli uomini e di altri animali, non affonda nella neve, ricavandone un enorme vantaggio d'inverno. Esistono testimonianze su ghiottoni che cacciano e riescono ad abbattere cervi. Un ghiottone può pesare 30 kg, mentre un cervo arriva a pesarne anche 700. Com'è possibile? Beh, i cervi hanno delle zampe molto sottili che si impantanano nella neve, mentre un ghiottone, ovviamente, può muoversi senza difficoltà sul manto nevoso. Probabilmente è vero che niente può camminare sull'acqua, ma con un ghiottone non sarebbe una cosa tanto improbabile. Diffuso in tutto il continente nordamericano,
Il coyote è una delle creature più adattabili al mondo. Sopravvive nella foresta fitta, nei deserti aridi e nelle regioni artiche. I sensi del coyote sono molto sviluppati e in particolare l'udito. Le orecchie dei coyote sono decisamente grandi rispetto al resto della testa. Ciò migliora la loro capacità di udito. Infatti, durante l'inverno, quando il cibo è scarso, il coyote usa le sue incredibili orecchie per localizzare il suono più debole, come un roditore che scivola sotto la neve. Individuata la preda, il coyote entra in azione. Si tuffa sotto la neve con una precisione incredibile, cogliendo di sorpresa la preda. Pur non avendo il fisico imponente di altri predatori artici come l'orso polare, il coyote è altrettanto in grado di sopravvivere nel gelo artico. Adesso scopriremo l'incredibile sesto senso delle renne per sfuggire ai predatori. Vedremo anche come il bighorn bianco usa i suoi straordinari zoccoli per percorrere uno dei terreni più accidentati in natura. In natura, per ogni abilità fisica di cui è dotato un predatore, ce n'è una opposta che ha sviluppato la sua preda. La chiamiamo corsa agli armamenti in natura. Conosciamo le prede artiche, il modo in cui le loro difese livellano la competizione. Può essere una grande seccatura quando mangia le vostre piante e i vostri fiori, ma probabilmente tra poco penserete: che splendida creatura! Il cervo, un essere adattabile che può vivere in una quantità di habitat, compreso quello artico. Ma come fa a sopravvivere? L'udito del cervo e la sua vista sono molto sviluppati. Le grandi orecchie sono uniche. Una complessa serie di muscoli permette al cervo di girare le orecchie in ogni direzione senza bisogno di muovere la testa. I suoi occhi, proprio ai lati della testa, gli forniscono una visuale di 310 gradi e sempre senza spostare il capo. Una specie di cervo che ha raggiunto uno status privilegiato nella cultura popolare è la renna. Grazie alla leggenda secondo cui traina la slitta di Babbo Natale. Ma ciò che è veramente straordinario della renna è la sua vista. I ricercatori sono arrivati alla conclusione che riesce a vedere la luce ultravioletta. La luce ultravioletta ha delle lunghezze d'onda più corte rispetto a quelle che può vedere l'uomo. Quindi, mentre per noi è invisibile, alle renne non sfugge. Questo le aiuta a sopravvivere al loro acerrimo nemico, il lupo. Ecco come funziona. Quando un uomo o un altro animale guarda nella pianura innevata, non vede niente in agguato nella distesa bianca. Ma la renna, con la sua vista ultravioletta, può vedere i lupi che spiccano sullo sfondo innevato. Avvistato il suo predatore, ha un vantaggio che le permette in molti casi di evitare una morte certa. Questa caratteristica è uno dei motivi per cui la renna si è adattata così rapidamente fin da quando è arrivata nell'Artico 10.000 anni fa. Tutti abbiamo visto le immagini del bighorn bianco che con le sue enormi corna lotta per il predominio. Queste corna non sono fatte di osso, bensì di cheratina, la stessa sostanza che compone i nostri capelli e le nostre unghie. Anche se le corna dei bighorn bianchi vengono usate contro i propri simili, questo animale ha delle caratteristiche uniche che gli permettono di sfuggire ai predatori. Non è particolarmente veloce come il cervo e non ha una vista ultravioletta come la renna, ma è dotato di zampe straordinarie per il terreno roccioso e accidentato in cui vive.
Le dita sono flessibili e in grado di adattarsi alle superfici irregolari dell'habitat di montagna, dove è fondamentale un appoggio sicuro. Hanno anche gli zoccoli fessi con dei cuscinetti ruvidi per aderire al terreno roccioso. In questo modo, quando un predatore li insegue, hanno un vantaggio spesso decisivo. È solo un altro esempio di come la natura dia una possibilità a tutti. Tra poco! Sono enormi e sono piccoli, pieni di grasso e pieni di peli. Vedremo come queste creature possano sopravvivere e persino prosperare nelle acque gelide dell'Artico. Come fanno delle creature a sopravvivere e a crescere nelle gelide acque artiche? Beh, ognuno riesce a cavarsela a modo suo. Entriamo nel club degli orsi polari di Madre Natura. Ci sono vari motivi per cui gli uomini ingrassano e quasi tutti ruotano intorno al fatto che mangiano troppo. Ma il tricheco è grasso per un motivo ben diverso. La natura ha dotato questo animale di un enorme strato di grasso che lo mantiene al caldo nelle gelide acque artiche. Viene chiamato blubber e costituisce un terzo del peso corporeo del tricheco. Sono circa 500 kg di grasso in un tipico tricheco adulto di 2 tonnellate. Simile all'elefante, il tricheco ha zanne lunghe quasi un metro fatte di avorio e dal peso di 5 kg. Questi canini sono armi dall'aspetto formidabile. Non sono esattamente gli animali più adorabili che abbiamo visto in natura, ma l'aspetto non è tutto. A differenza del tricheco, la lontra marina è priva di blubber. Resiste al freddo grazie a una spessa pelliccia, la più fitta nel regno animale. Noi abbiamo circa 60 unità follicolari per centimetro quadrato. Sembra incredibile, ma la lontra marina ha 150.000 peli per centimetro quadrato. Ma non è solo la densità del pelo a tenerla al caldo. In realtà, trattengono aria all'interno della pelliccia. Quindi non è solo il pelo che fa da isolante, ma anche questo strato di aria che funziona più come una sorta di termos. La lontra marina è anche un mangiatore compulsivo. È stato stimato che deve mangiare ogni giorno dal 25 al 38% del suo peso corporeo per compensare la perdita di calore dovuta all'acqua fredda, che sarebbe l'equivalente di una persona di circa 70 kg che mangia 25 kg di cibo ogni giorno. Altro che aperitivo a buffet! I beluga si spingono fino alle acque costiere della fascia artica, per lo più mentre si spostano in gruppi simili a branchi. Sono molto socievoli e comunicano con schiocchi, fischi e squittii. Ma ciò che distingue i beluga dalle altre creature a loro imparentate, come i delfini e le orche assassine, è che non hanno la pinna dorsale. Hanno invece quella che viene chiamata cresta dorsale, che permette loro di muoversi liberamente in ambienti gelidi. Si pensa che sia un ostacolo avere una pinna in questo tipo di ambiente. Ma grazie a questa cresta, in acqua possono mantenere la loro stabilità laterale senza avere una grande appendice che potrebbe danneggiarsi con il ghiaccio. Se vengono sorpresi tra i ghiacci, diventano prede per gli orsi polari. Ma in situazioni migliori, i beluga sono animali intelligenti a cui piace giocare e amichevoli nei confronti dell'uomo. Adesso vedremo cosa farebbero gli erbivori se il nostro pianeta fosse completamente ricoperto di neve. Volete conoscere il nome scientifico degli animali con gli zoccoli? Ne esistono parecchie specie e molte di queste si sono adattate ai climi più rigidi. Si chiamano ungulati. Adesso avete una parola nuova da aggiungere al vostro vocabolario.
Il bue muschiato è una creatura dall'aspetto decisamente strano e di fatto lo è anche il suo nome. Proprio come il koala non è esattamente un orso, il bue muschiato non è esattamente un bue. È un tipo di pecora. Ma le pecore comuni non vivono nel freddo gelido del circolo polare artico. Quindi il bue muschiato deve stare al caldo per sopravvivere. Per questo ha due strati di pelliccia, una più pesante all'esterno, che fa da schermo contro vento e neve, e una interna, che agisce da isolante. Lo strato interno, che è piuttosto fitto e morbido, li difende dall'aria che arriva dall'esterno e li tiene caldi. Lo strato esterno protegge l'animale dal vento e dalla neve e aiuta a sopportare il gelo. Tutti sanno che volpe e pecora hanno un pelo caldo e lo stesso vale per il bue muschiato. A quanto pare, la lana interna è anche molto più raffinata di alcuni dei cashmere più pregiati. Quindi è anche molto costosa. Ed è molto lunga, insomma, deve esserlo. Si tratta di un animale creato apposta per sopravvivere alle temperature più fredde. E c'è un motivo per cui sembra preistorico. Esiste ormai da migliaia di anni ed è sopravvissuto a creature più affascinanti e attraenti come il mastodonte e il mammut dal pelo lungo. A conferma del vecchio adagio, la bellezza non è tutto nella vita. Mentre i buoi muschiati appartengono alla famiglia delle pecore, l'alce appartiene alla famiglia dei cervi ed è il più grande in assoluto. Raggiunge quasi i 2 metri di altezza e pesa fino a 700 kg. Come il bue muschiato, anche l'alce è straordinariamente adatto al freddo, grazie alla struttura compatta che gli permette di trattenere il calore. Gli alci sono isolati dal freddo e quando la temperatura inizia a scendere sotto lo zero, iniziano a sbuffare, facendo fuoriuscire il calore dal corpo. Il caldo delle temperature estive di circa 15 gradi può farli soffrire. Quindi la domanda non è se gli alci possono sopravvivere al gelo, ma se hanno bisogno del freddo per sopravvivere. Rispetto all'alce, il bisonte americano se l'è vista davvero brutta. Un tempo se ne contavano fino a 168.000 in Canada. Oggi la sua popolazione è di circa 3.000 esemplari. Come tutti i bisonti, anche quello americano può raggiungere una velocità di oltre 50 km orari, quasi quanto un cavallo puro sangue. La vista del bisonte americano non è molto buona, ma il suo udito e il suo olfatto sono eccezionali. Il bisonte di montagna può sentire l'odore di un predatore a più di 3 km di distanza. Grazie a stazza enorme, velocità, udito e olfatto, è un animale particolarmente difficile da cacciare. Un branco di lupi può farcela, ma sono abbastanza intelligenti da preferire gli esemplari più giovani, vecchi o malati. Soltanto un lupo davvero affamato può mettersi contro un animale simile, quasi una tonnellata di muscoli, ossa e pelliccia, la creatura terrestre più grande dell'emisfero settentrionale. Adesso vedremo come la volpe si adatta in modo diverso ai climi glaciali e a quelli tropicali. Chi ha orecchi, intenda! Abbiamo visto come molti animali che vivono in climi freddi hanno le zampe corte e le orecchie proporzionate al corpo. Buoi muschiati, ghiottoni, alci e persino i bisonti americani. Le loro estremità sono corte per un motivo, riassunto in poche parole. La regola di Allen. La regola di Allen afferma che nei climi freddi gli animali hanno estremità più corte rispetto a quelli che vivono nei climi caldi. E questo perché è proprio alle estremità che si perde calore. Le volpi sono un buon esempio. Quelle che vivono in Africa hanno orecchie enormi. Questo tipo di volpe è chiamata fennec, mentre questo invece è un otocione, ma entrambi hanno grandi orecchie.
La regola di Allen afferma che, visto che le loro orecchie sono così grandi, il calore può fuoriuscire mantenendoli più freschi, ma nelle regioni dal clima freddo gli animali non vogliono perdere calore. Diamo un'occhiata alla volpe artica, orecchie minuscole. Quindi, secondo la regola di Allen, il calore viene trattenuto, uno dei motivi per cui la volpe artica riesce a prosperare a temperature glaciali. Possono sopravvivere perfettamente finché la temperatura non arriva a meno 50. Parliamo quindi di temperature a cui anche degli alpinisti con un equipaggiamento straordinariamente all'avanguardia, giacche a vento, stivali, guanti, muffole e così via, possono morire su montagne come il Monte Everest, mentre la volpe artica se la caverebbe tranquillamente. Quindi, la prossima volta che vi troverete in un clima freddo o caldo e vedrete qualche animale, fate attenzione alle sue estremità, zampe e orecchie. Avrete l'occasione di ammirare la regola di Allen in carne ed ossa. Alla prossima puntata! Polari dal freddo è la loro pelliccia. In realtà è meno spessa di quella dell'orso grizzly, ma è più calda. Questo perché i singoli peli che vanno a formarla sono cavi. Questi peli cavi sono in realtà l'isolante che intrappola l'aria e la blocca e che ha la funzione di conservare il calore all'interno e li protegge dal freddo all'esterno. Mentre creato le volpi in modo che siano diverse a seconda del clima caldo o freddo, lo stesso animale cambia aspetto a seconda dell'ambiente. Scopriamo la risposta a queste domande e a molte altre ancora esplorando i misteri della vita nell'Artico e di come gli animali sopravvivono nel freddo gelido. Noi umani tendiamo a vedere la In questo episodio, quanto è ghiotto un ghiottone? Esistono testimonianze su ghiottoni che abbattono cervi. Un ghiottone può pesare 30 kg, mentre un cervo arriva a pesarne anche 700. Inoltre, vedremo che la renna è dotata di una vista ultravioletta che le permette di avvistare i lupi nella tundra innevata. E perché la natura ha competizione come un semplice mettersi alla prova nella vita di tutti i giorni. Anche gli animali competono tra loro, ma spesso in ballo c'è la vita stessa. Per sopravvivere a temperature sotto lo zero è fondamentale essere ben attrezzati. Ecco a voi i predatori artici. La gente del posto utilizza un nome per l'orso polare. Lo chiama poeticamente Pyokeyayak, che significa colui che va sempre in giro. Infatti, l'orso polare, dal peso di oltre 600 kg, è un nomade artico. Trascorre quasi tutto il tempo in cui non è in letargo alla ricerca di cibo e, mentre lo cerca, deve vedersela con le difficoltà costanti di ghiaccio, vento e neve. Nell'Artico le temperature possono scendere fino a 70 gradi sotto lo zero. La difesa principale degli orsi